io sia entrata in contatto con questa metodologia è molto buffo e singolare, in quanto nel gennaio del 2015 mia sorella cominciava, essendo, doveva laurearsi in scienze dell'educazione, cominciò a fare la tesi riguardante Maria Montessori, appunto perché Maria Montessori ha lavorato molto a Città di Castello, ha lavorato alla Montesca, quindi ho cominciato a conoscere questa personalità che fino ad allora avevo solamente sentito per televisione, un po' ne avevo sentito parlare in maniera molto generale. Nello stesso periodo è cominciata la mia collaborazione con Lingua Più e quindi ho scoperto quello che era l'approccio montessoriano delle lingue, diciamo. E questo è stato per me molto interessante perché da questi due avvenimenti, diciamo, è nata la mia passione. E dopo un anno e mezzo di lavoro, dopo un anno e mezzo di studio, posso dire che questo approccio, mi ha cambiato la vita, mi ha cambiato anche il modo di pensare e di vedere gli altri. Allora, cominciando dal punto di vista generale, questo approccio che riguarda l'educazione del bambino, perché all'origine riguardava semplicemente l'educazione del bambino, lo trovo geniale, perché se pensiamo che è stato pensato all'inizio del 1900 è semplicemente geniale, perché a tutt'oggi ancora funziona, perché segue le necessità del bambino e lo rende più indipendente. E io ovviamente sono più specializzata nell'insegnamento delle lingue e vedo, lavorando tutti i giorni, che questo tipo di approccio funziona non solamente nei bambini, ma funziona anche negli adulti, perché segue proprio le necessità della persona, è adattabile alla persona e quindi ogni giorno si possono vedere, si possono fare nuove scoperte anche come insegnante. Amo molto questo approccio perché mi permette di entrare in contatto anche con i miei studenti in maniera molto naturale, di seguire le necessità di ogni singolo studente per quanto possibile e di portarli all'obiettivo finale che si erano prefissati. E tutto questo avviene anche in maniera, ho notato anche in maniera oltre che più naturale, anche più veloce rispetto ad altri metodi preimpostati, rispetto ad altri metodi che, diciamo, dicono devi fare questo, questo e questo, quindi metodi standardizzati. E penso che la vera rivoluzione di questo metodo sia il poter adattarlo ad ogni tipo di persona e far sì che ogni persona si senta in grado di poter raggiungere il proprio obiettivo, non si senta fallita o sotto pressione. Penso che questo qui sia proprio la rivoluzione maggiore che ha portato questo metodo.